Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Legend of Keepers, un gioco in uscita il 19 di marzo, sviluppato dai Goblins, gli stessi che hanno fatto Dungeon Rushers e Robotorium, due giochi che avevo portato precedentemente nel canale. Questo gioco lo osservo da molto, ma non avevo ancora avuto l'opportunità di giocarci. Il gioco prima non era in italiano, poi lo hanno tradotto. Ed è piuttosto innovativo perché diciamo che capovolge le parti tra giocatore e nemici. Infatti, in questo gioco controlleremo i nemici e non gli eroi. Un po' come se in Darkest Dungeon controllassimo appunto la parte destra dello schermo, ovvero quella dei nemici. Iniziamo con un nuovo salvataggio. Lo creiamo e lo andiamo a provare. Gioco che ormai stanno trattando in tanti. Congratulazioni, fai parte della Dungeons Company. Come hai letto nell'inserzione, così valutiamo anche l'italiano. Il tuo compito principale è proteggere i tesori che conserviamo nei nostri dungeon. Non abbiamo molto tempo, quindi vabbè, niente, stiamo al passo. Gli eroi continuano a cercare di rubarci i tesori. È giusto, è un problema che tante volte noi non pensiamo. Noi rubiamo i tesori, convinti di essere i buoni. Il team di marketing ha lavorato duro per promettere oro e gloria a questi avventurieri idioti. Abbiamo un po' di tempo prima che arrivino, insomma, prepariamo la difesa. Va bene. Allora, seleziona una trappola. Allora, abbiamo la catapulta d'osso. Prendiamo quella. E convalidiamo la nostra scelta. Lasciamo sempre una stanza vuota in ogni dungeon. Puoi usarla per tendere un'imboscata con uno dei tuoi incantesimi preferiti. Quindi prendiamo. Alcune sale sono dedicate al combattimento, questa è la mia parte preferita. Ricorda di analizzare ogni gruppo di avventurieri, i tuoi dipendenti contano sulla strategia efficace che senz'altro escogiterai. Fai attenzione agli attacchi e alla resistenza dei combattenti. Sì, ok, sono pienamente d'accordo. Quindi mettiamo. Allora, vedete che adesso vi faccio vedere che cosa fa ogni nemico. Ogni nemico che abbiamo qui è di livello 1, abbiamo. Questi che fanno danni davanti, in pratica gli avventurieri sono divisi come in Darkest Dungeon, quindi davanti, in mezzo, dietro, e loro vanno a fare danni da fuoco, danni morali. Io direi che prendo questo, vabbè, ma tanto li mettiamo tutti perché no, questo, ok, lo posiziono qua dietro, lui fa danno dietro, lui fa danno davanti, e anche lui fa danno davanti, però lui dietro riesce a fare un danno ad aria, a demoralizzare, insomma, convalidiamo. E il boss finale. Il boss finale che è lui. Ok, intanto abbiamo la trappola. Quindi li abbiamo un pochino danneggiati. Credo. Li abbiamo danneggiati, ma vabbè. Seleziona un incantesimo. Questa è la stanza incantesimo, quindi ce l'ha già selezionato lui e non ce l'ha fatto mettere. Praticamente applichiamo furia al prossimo gruppo di mostri. Quindi loro non sanno nulla e quando entriamo nei dungeon e troviamo una stanza vuota e sentiamo quel corno in pratica. Allora, ogni tanto c'è anche da bullizzare qualche inutile umano, sul lato divertente, poi ucciderli oppure terrorizzarli finché non fuggono come contadini impauriti. In battaglia i combattenti più astuti agiscono per primi. Perfetto. Ah, stanno già iniziando a farci del male. Ci fanno danno di natura al prossimo turno. Allora, in pratica. E lui può fare solo spavento al momento. Ok. E niente, abbiamo già perso un nemico. Vabbè, lui però intanto fa l'urlo di terrore. Vabbè, ma adesso ci fanno il paiolo. Sì, credo che come primo combattimento non andrà proprio benissimo perché vedo che questi nemici non hanno ancora una grande abilità, ma. Però è fuggito. Eh no, infatti. Vabbè, però è rimasto uno solo, dai. Abbiamo il boss finale. Allora, diamo un'occhiata. Facciamo un bel danno. E beh. Siamo praticamente molto 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 forti noi. Diamo ancora una frustata così ci leviamo di mezzo uno di loro. Perfetto.
e poi questo fa danno davanti, quindi in teoria non dovrebbe fare niente. Questo fa danno ad area. Ok, bella la grafica, bella la pixel grafica. Al momento vedo che sembra essere tradotto tutto, perché avevo visto che nelle prime versioni c'erano dei termini mancanti, ma non dico nulla perché magari voglio fare un test. Questo qua fa danno davanti, ma in realtà c'è davanti lui, quindi gli fa danno comunque. E direi che abbiamo praticamente vinto. No, è andata bene, dai. Ma è tutto guidato, è tutto relativamente guidato. Sapevo fino all'inizio che avevi la stoffa. Premiamo il talento, si conclude la tua formazione e ci vediamo il prossimo anno per la valutazione annuale. Se farai un buon lavoro, otterrai la promozione che meriti. Perfetto. Allora, è sopravvissuto solo lui, il nostro re qua, il cattivo. Ah, questo è lo schiavista. Ah, ok, no, qua c'è l'inglese. Ok, praticamente significa che se raggiungiamo il livello 10 con lo schiavista, sblocchiamo questo, che è l'incantatrice. Questo invece verrà, l'ingegnere verrà sbloccato durante l'early access. Ma in realtà dovrebbe uscire, ma uscirà in early access presumibilmente il 19, il 13 di... no, il 19, scusate, di marzo. Allora, una volta che abbiamo finito il livello, possiamo andare a sbloccare delle cose, ma non abbiamo punti talento. Andiamo avanti. Ok. Abbiamo un programma. Settimana 1. Allora, avventurieri. Dai, andiamo avanti. Fase preparatoria. Vediamo un attimino come fare. Cambia anche l'ambientazione, bellissimo. Allora, posiziona una trappola. Quindi all'inizio si mette la trappola. Sega circolare, 10 danni, applica sanguinamento. O puntiamo sull'avvelenamento. No, io gli applicherei sanguinamento, così iniziano a sanguinare subito. Poi, è il tempo dell'incantesimo. Una volta che stanno sanguinando... Ah no, qua... No, voglio mettere... Vabbè, mettiamo nemici. Stanno già sanguinando, quindi in questo caso noi andiamo ad applicargli anche il veleno. Quindi, veleno. Anche tu applichi... Allora, tu applichi il veleno. Tu applichi il veleno, io vorrei però... Vorrei mettere l'arciere in fondo. Questo davanti... E questo che applica veleno qui, perfetto, convalidiamo, vediamo se poi questa tattica è giusta. Non mi fa mettere l'incantesimo, ma probabilmente è già messo da solo, vabbè. Allora, gli abbiamo dato danno, adesso... Ah no, adesso si mette... No, non me lo fa mettere, niente. Danno da fuoco, questa è la stanza del fuoco. Gli mettiamo... Questo, li sto mettendo un po' a cazzo, insomma... E questo li demoralizza. Vediamo se funziona così. Un'altra trappola. E li stiamo avvelenando. Prima li abbiamo fatti sanguinare, poi li facciamo... Ok? E alla fine c'è sempre lui che... Vediamo, mi sembrano un po' più sprovveduti questi avventurieri. Ok, state sanguinando copiosamente tutti. Quindi perderete danno per due turni. Sì, direi di sì. Stanno sanguinando tutti. Hanno però aumento di danno del 30%. Pugnale avvelenato, quindi iniziamo con l'opera di danneggiamento col veleno. Mannaggia, è già andata. Freccia avvelenata, raffica tossica. Allora, 50 danni in natura, applica veleno 1, veleno 2, ok. Ok, li abbiamo anche avvelenati tutti, ormai stiamo andando di debuff assoluto. In modo da indebolirli il più possibile in attesa del boss. In sintesi, questi sono carne da macello, in pratica. Allora, possiamo causare il sanguinamento oppure l'urlo di terrore che gli leva il morale, che... Però... Vedete, è la barretta viola, ma gli toglie poco. Io voglio farla colpo di mannaia, che riprolunga il sanguinamento del primo qui. Tanto mi interessa, devo abbattere lui prima. Perché una volta abbattuto lui diventano molto meno forti. Si stanno prendendo proprio avvelenamento tutti. Sta vivo. No, è morto anche lui. Perché alla fine il veleno sarebbe pigliato anche lui. Qua si pigliano un incantesimo.
che Sessanta danni di fuoco. Ok, lui è così andato, dai. No! Meno 30 di danno d'aria. Fa danno dietro lui, però. Vediamo. Mannaggia, mannaggia, non ce la facciamo. Persecuzione. Ho scelto male i danni. No, dai, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Magari riusciamo ad abbatterli anche prima del boss, ma no, dubito. Spavento gli abbatterebbe un po' questo. Questo invece ucciderebbe l'ultimo. Vabbè, è rimasto solo questo qua, che si piglia anche il veleno e muore prima di arrivare al boss. Perfetto. Carta fedeltà. Allora, abbiamo protetto il tesoro, abbiamo ucciso eroi, non li abbiamo spaventati, abbiamo guadagnato soldi, abbiamo sbloccato il ciondolo demoniaco, ogni eroe ha il 30% di chance di subire l'effetto demoralizzato, abbiamo la carta fedeltà, i prezzi del mercante si riducono del 20% e abbiamo il catalizzatore intriso. Va bene, abbiamo completato una missione, scegliamo, io direi questo. Sì, direi di sì, che li demoralizziamo subito all'inizio del dungeon. Come probabilmente immaginerai, morire non è piacevole. Fortunatamente il nostro necromedico è qui per resuscitare i tuoi dipendenti gratuitamente. Tuttavia, essere riportati tra vivi dopo un assaggio di pace eterna può essere piuttosto demotivante. Se i tuoi dipendenti muoiono troppo spesso, potrebbero offrire di esaurimento. Come succede sul Darkest Dungeon con gli eroi? Il morale dei tuoi dipendenti è quindi una questione da prendere sul serio, di tanto in tanto concedi loro una pausa e inviali una guarnigione. Dopo una festa organizzata avranno più voglia di tornare in azione. Perfetto, sono d'accordo. Ok. Motivazione. Qua sono tutti abbastanza attivi. Dipendenti, ne abbiamo 9 su 12 e trappole, ne abbiamo... alcune. Ah, posso mandarli alla guarnigione. Ok, si posso mandare alla guarnigione, ma al momento non ce n'è bisogno, insomma, però si può prendere e mandarli di là. Ok. Abbiamo la settimana 2, mercante, addestratore, ingegnere. Voglio vedere che cosa fanno. Spendi un po' d'oro per potenziare le trappole. Questo serve per potenziare le unità e il mercante per equipaggiare nuovi mostri. Io voglio fare l'addestratore. Voglio addestrare. Non si può addestrare il boss, però vorrei addestrare questo poveretto Misty. Spendo 150, ne ho 489. Che va bene, basta, no? No, siamo a posto, credo, non dovrebbe esserci bisogno di... perché stanza 1, stanza 2, no, direi che siamo a posto. Addestro tutti? No, 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 lascia. Vediamo... ok, in teoria dovremmo averlo addestrato Misty qua, come si chiama? Sì, perché alla fine i soldi li abbiamo spesi, quindi... l'ho addestrato. Settimana 3 si può fare un evento o il mercante. Io voglio fare il mercante, così poi la settimana dopo abbiamo un evento. E voglio prendere questo, che è veramente cos'è questo? Vorrei capire cos'è. Ah, questo fa danno d'aria, questo vaso di Pandora, meno 10 morale. No, io voglio... beh, c'è anche Innova, perché io lo voglio comprare. Voglio provare a Innova che cosa fa. Ah, per cambiarne. Ah, figo. Niente, dai, lascialo una traduzione un po' così, perché... va bene, dai, affrontiamo l'evento. Perché c'è il punto esclamativo qui? Evento. Scarico rifiuti. Il sindacato del laboratorio ha presentato una richiesta, una scatola di suggerimenti anonima per i dipendenti. Non sanno scrivere, ma il loro morale ne guadagnerà. Non ho possibilità perché non ho soldi abbastanza, quindi mi sa che mi tocca rifiutare perdendo motivazioni. Abbiamo l'ennesimo assalto degli avventurieri, facciamo ancora questo prima di tirare due conclusioni sul gioco. Allora vediamo, dai, non vedo l'ora di affrontare il nuovo. Io adesso continuo con la cosa di prima. Allora,
Voglio vederlo subito all'opera, però voglio fare una cosa fatta bene. Allora, metto questo qui e questo qui. Voglio vedere che cosa mi combinano questi tra quel nuovo mostro, insomma. Li avveleniamo, solito, facciamo la stessa tattica di prima. Misti, vedete, a livello 2, quindi misti lo pizziamo lì. E schieriamo dei nuovi, insomma, dei nuovi eroi. Li ho messi un po' a cazzo. Va bene, dai, vediamo come va. Cosa hanno lanciato? Ah, si sono demoralizzati. Ah, ok, avevamo il 30% di possibilità di demoralizzarli all'inizio. Ah, ce li ha invertiti di posto. Fantastico. Vabbè, iniziamo con loro. Corna appuntite, 30 danno, sanguinamento, oppure no, gli toglie un cavolo di cose. Faccio questo, corna appuntite. E là, anche debole. Alito congelante, rallentamento, danno da ghiaccio, 50 di danno da ghiaccio. Direi che siamo molto forti. Niente, il mio nuovo, vabbè, è andato, però vabbè. No, adesso lui è sempre più depresso. Ula, bravissimo però. Allora, facciamo 50 danni di ghiaccio. E così ne togliamo uno di mezzo. Adesso perdiamo gli altri per forza di cose. Però non che sanguinamento, ancora un turno tutti. Quindi molto bene. Adesso c'è l'incantesimino. Trovano la spada, classico. No. Sì, trovano la spada, insomma, decidiamo noi. Fuoco, fuoco e ustione. Ok. Veleno, come per non farci mancare nulla. E ora. Beh, sembra forte il gladiatore qui, ma. Voglio provare a farlo scappare. Vai, Misty, bravissimo. Lo demoralizziamo. Ti prenderai male e tu fai l'attacco di lancia. Sì, si sta. Tra un po' scapperà. Tra un po' scapperà, probabilmente. Spavento. Grande, Misty. Allora. Ho protetto il tesoro. Quindi posso prendere o prendo tutto? Questo mi piace. Sì, decisamente. C'è l'oro, va bene, però. Shish, è il mostro di Renzi questo. Shishna! Sì, va bene, dai, prendiamo quello. Va bene, ragazzi, mi sembra davvero molto, molto interessante, soprattutto questa suddivisione alla Fire Emblem Three Houses si chiama, quindi. Va bene ragazzi, vi ringrazio, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, di questo Legend of Keepers, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, ciao ciao!